verso la prevenzione dei tumori al seno, non verso la cura, la prevenzione. Ma noi dobbiamo lavorare in modo tale che Ottobre Rosa sia tutti i giorni Ottobre Rosa, non solo in questi 30 giorni. Questi 30 giorni ci servono perché ci permettono di partire con tante iniziative, ci permettono di creare giornate come quella magnifica che vivremo oggi in questo pomeriggio, ma questo è solo l'inizio. Noi ci siamo, noi siamo a disposizione, noi possiamo aiutare nel momento in cui c'è un dubbio, nel momento in cui si vuole nascondere un sintomo per paura, noi ci siamo, questo è il momento per dirlo, questo è il momento per raccontarlo. Ecco perché noi siamo qui oggi. Noi possiamo aiutarvi, possiamo prendere in carico quello che è il percorso, ovviamente mettendo a disposizione tutte quelle che sono le nostre conoscenze da un punto di vista strettamente medico, ma non solo. Perché non solo? Perché nel momento in cui noi abbiamo una diagnosi così importante, non basta solo l'atto medico, quello che viene messo in discussione è tutta la persona. Quello che viene messo in discussione è il benessere della persona, è la famiglia, sono i familiari. Noi dobbiamo lavorare da un punto di vista medico, ma dobbiamo lavorare sul recupero di un benessere che verosimilmente abbiamo perso.